Ora, beautiful cive, ciao splendide bonazze, meravigliose. Allora, come va? Qua è piovuto come Cristo l'ha mandata fino ad ora, Bubboli giù sembrava venisse il diluvio universale, ora si è calmato, meno male, perché io oggi ho, non so se è una cresima, una comunione, non lo so. E quindi mi sono sistemata un pochino meglio. Mi volevo fare un trucco leggero. Vabbè, mi sono andata a fare questo. Credo che mi metterò però questi orecchini qui. Ditemi voi, però credo di sì perché non lo so. Mi danno questo fiocchino rosso. Mi sembra un po' troppo. È carino perché si intona con il rossetto. Non lo so, voi che dite? Ma mettiamo questo, va, si intona col rossetto. Allora, belle, questo video io volevo fare il video dei preferiti. Quindi mi sono scritta tutto per evitare di fare come l'altra volta. Però, visto che non ho molto tempo perché dobbiamo andare a questa benedetta cresima comunione e non so cosa sia, ho intenzione di fare un altro video. Allora, ieri sera. Saluto Luci 333 Luci perché mi ha chiesto di salutarla. Ciao passerotta. Bimbe, no, cioè non mi chiedete di salutarvi così perché poi cioè, mi tocca fare la lista e io cioè, non voglio fare la posta di Camilla, la posta di Gloria, no. Io vi saluto una se me lo chiedete ogni tanto, ma bimbe no, sempre perché è una cosa che non mi piace. Tanto lo sapete io che vi adoro, vi lovo, quindi non c'ho bisogno, credo, di salutarvi. Allora, ma non lo so, ma no perché non vi voglio salutare, è proprio una cosa che non lo so, non lo so, è una cosa mia. Allora, ieri sera mentre spippolavo su YouTube, ho visto un video delle nostre amiche americane, un video molto carino, che qui in Italia sinceramente non l'ha fatto nessuno. Allora, sarebbe, avrete già visto il titolo. Mi chiama la mia nonna. Scusate. Allora, praticamente sarebbe questo video 5 ombretti che si possono fare, cioè, non che si possono fare, è brutto, 5 ombretti che diventano blush, nel senso 5 ombretti e possono essere anche dei blush. Allora, io ho guardato un po' tutto quello che avevo, perché il video dei preferiti è un po', ho selezionato per benino questa volta, ho proprio quelle cose precise che ho usato e basta. Però ecco, questo mi sembrava un po' più breve. Vi voglio far vedere una cosa. Allora, l'altro giorno, puta caso, io mi sono messa questa crema solare. È una protezione bassa, protezione 10, olio di monoi e perle dorate. Io non me ne ero accorta. Sublima l'abbronzatura e fa risplendere. Questa crema io ve la sto data l'altro giorno per caso. Perché quando esco di casa. Ma io guardate che schifo sto rossetto, Madonna è tanto bello, ma sta cosa mi fa venire un nervoso. E mi do sempre, come sapete, l'acqua solare, le gocce. E ho detto mi do questo, essendo crema rimane un po' di più. Vi lascia dei brillantini nella pelle che sono meravigliosi, ma vi giuro è bellissima. Alla luce solare è fantastica, veramente veramente molto bella. Purtroppo l'ho scoperta a fine estate, ce l'ho da 2 anni, no, dall'anno scorso, e non l'ho messa nei must have dell'estate perché non l'avevo ancora scoperta. Avevo altre cose da finire. In tutto caso l'ho presa, vi lascia proprio. Ora non ve lo fa vedere perché tanto non si vede. Però non so quei brillantini enormi, orribili. So proprio delle perline, dei glitterini minuscoli, bello, al sole si illumina, bello, bello, bello davvero, molto. Infatti ora me lo rimetto. Allora, 5 ombretti che si possono fare anche 5 blush, che possono essere 5 blush. Mi è sembrato un video molto carino e quindi ho detto, vabbè, perché no? Farò domani il video dei preferiti. Allora, uno, le metto qua perché l'ho tutti scelti. È 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, a breve farò il tutorial, perché è un tutorial, un DIY di come si fanno le palette, le
la Z-Palette. Una cica me l'ha richiesta, io purtroppo ora non ho avuto tempo di farlo perché bisogna mettersi lì e farla, però la farò al più presto. E cominciamo proprio da questo. Allora, questa per l'appunto è la Z-Palette che faccio io. Vedete, la carta adesiva ce l'ho messa io, di New York, mi piace un sacco. E si chiude, io avevo fatto con lo scotch, poi invece ho comprato, vedete, le calamitine. Ed è perfetto, veramente veramente perfetto. Si può fare anche con qui invece con il cartone, si può fare anche con la carta quella di ferro magnetica, di modo che voi mettete la cialdina e si attacca magneticamente senza bisogno di attaccarcela come ho fatto io. Io ci ho attaccata proprio con la stick, perché tanto erano delle cialdine della Shaha che avevo in giro, perché me l'avevano regalata, per lo punto questa si è rotta. Allora, e quindi vabbè, così ve la farò a breve. Quindi la cica me l'ha chiesto, perdono, non mi ricordo chi è, perché ancora non scrivevo i video di richiesta, il nome, però lo farò al più presto. Poi ho appizzicato con una bestia, va, cioè, lo vedete o oh no, quanto è grosso sto pizzo, mi dà un fastidio. Il lavoro oggi non mi hanno chiamato, ma mi chiameranno mercoledì, fortunatamente stamani mi hanno chiamato e me l'hanno detto. Allora cominciamo, ce la posso fare. Allora, il primo ombretto che si può usare come blush è questo qua. Ora io, porca miseria, non mi ricordo che ombretto è. Non me lo ricordo, ma proprio per niente, per niente. Non è della Shaha comunque. No, non è della Shaha. Non mi ricordo che tester è. Vabbè, comunque è un ombretto rosato. Come vedete è molto bello e molto leggero. È questo rosato rosa carne, che naturalmente io uso questo ultimamente per dare il blush. Si prende, si picchietta. Ora io non lo voglio picchiettare perché c'ho l'arancio tutto, ecco, infatti l'ho detto un tempo. E devo dire che non è per niente male come blush. Si può usare tranquillamente come blush, è comunque luminoso, non è glitterato, però è vabbè, può essere un bel blush, mettiamo così. Ok, e questo è il primo. Il secondo, che ce la potete avere tutti, io ho preso questo, che è il 220 della Kiko, che sono questi ombrettini, come vedete che c'è la forma del dito dentro, ed è questo colore meraviglioso, perché è un colore bellissimo, ed è un rosa molto acceso e glitterato. Questo può essere glitterato. Allora, vi faccio lo swatch. Allora, guardate qua quanto cazzarola è pigmentato. Ora vabbè, io ho preso un quintale, naturalmente quando si dà il blush non è che si fa un'esagerazione, no? Si puccia un po', e come vedete è un rosa molto molto bello. È un rosa non come questo, che è più, vedete, questo è un più rosa carne, mentre questo è più un rosa perla, un rosa confetto, ed è anche glitterato, luminoso, shimmer. Quindi voi, una volta che lo avete applicato, è come l'Hot Mama della De Balm. Anche questo è un glitterato, è un blush bellissimo, glitterato, tendente, è pescato tendente all'oro, molto molto bello, piace un sacco. Però ecco, mannaggia, mi tocca togliermelo, cioè un po' sta andando la resina così, ha la stessa illuminazione che ha quello. Infatti se vedete è veramente molto bello. Me lo sono messo, ce l'avevo nel video, quello dove che ho caricato credo oggi, tutta fosforescente, di blush avevo, oh no, non me lo ricordo,
perdono, 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 non me lo ricordo. Comunque in alcuni video ce l'ho questo blush, quindi è veramente bello. Io devo dire che non è un blush, è un ombretto, ma è favoloso come blush, veramente favoloso, favoloso, favoloso. C'è tuttora, credo, la Kiko, io l'ho trovato, figurarsi, a sconto, quindi ok. Numero 3. Come numero 3 io ho scelto questo della MAC, che è l'edizione limitata Liberty, che sono, io ho lasciato per l'appunto anche la scatolina di questo, perché essendo un'edizione limitata mi sembrava molto carina. Infatti c'ha questi fiorellini dentro, ed è questo qua, che si chiama Free to Be, ed è un matte questo. Invece ci ho fatto anche un tutorial con questo, non li chiamo tutorial, un make up, non ho ricordanza quale, però ce l'ho fatto. Allora, come vedete, questo invece è un rosa. Ecco, allora, questo è nel mezzo tra questo e questo. Vedete? Questo è per primo. Anzi no, scusatemi, guarda, così. Vedete? Questo è un colore un po' più color carne. Naturalmente è un matte, però devo dire, allora, si sa, è la roba della MAC, è la roba della MAC. Però devo dire che come ombretto è una favola. Cioè, dato, io spesso questo lo uso, come tante ragazze su YouTube usano il cappuccino della MAC, quel colore che si trova anche nella Naked, che è il Fox, se non mi sbaglio, nella Naked. Comunque quel color carne, totalmente, totalmente blando, cioè lo si dà o nella piega, lo si dà o per fare una base, per creare un'ombra, leggerissimo. Questo è lo stesso, questo lo metto anche qua nella riga nella piega, insomma, e devo dire che è favoloso, si sa, è della MAC. Io questo l'ho pagato pochissimo con l'asta su eBay. Voi tutte mi dite, ah, fai le aste, le paghi poco, sì bimbe, ma ultimamente quanto ho speso di dogana non ve lo dico neanche. Ora, i primi tempi non mi era mai successo di aver fermo un pacco in dogana, perché facevo un ordine ogni tanto. Ultimamente, due, tre mesi fa, anche forse qua, 3-4 mesi fa, ho speso veramente delle cifre da capogiro, perché mi volevo prendere i miei trucchi, mi mancava un sacco di cose, ho detto, mi prendo quello che mi serve. Purtroppo qui da noi non c'è tutto quello che c'è su eBay, trovate tutto. Il bello di eBay è questo, che ci trovate tutto, qualsiasi cosa voi cercate su eBay c'è. Però il problema è che se viene dall'America è questo, purtroppo qualche volta, e anche dalla Cina mi è successo qualche volta, perché hanno degli ingredienti o comunque dei valori diversi dai nostri. Vabbè, comunque bellissimo, splendido, mi piace da morire. Guardate, che è molto simile a questo. Ora io non so se ce la farò a farvelo vedere. Non si swatcha, infatti. Aspettate, prendo un pennello. Perché come vedete è molto blando. Eccolo qua, è blandissimo. Veramente si vede pochissimo. Però a me come blush piace proprio per questo, perché questi colori, questo non è un color carne, è un rosa che però si vede poco e vi dà questo alone di sano, che è veramente veramente molto carino, molto molto molto. Questo è favoloso sia come blush che come ombretto, anzi a me piace molto più come blush, io lo uso molto più come blush. E questo è il numero 3. Allora, come numero 4, vi farò vedere ora due cosine che difficilmente avrete sicuramente. Allora, una non saprei neanche dove dirvi, dove poterla reperire, perché veramente non ne ho idea. L'altra palette, sì, su eBay sempre. Allora, al numero 4 c'è questo aggeggino, allora, che si apre, vedete, ed ha questi due colorini. Ha questo rosa e questi due viola, melanzana e lilla. Allora, io questo aggeggino, questo libricino porta
questi ombrettini stringiamo, invece di incasinarmi sempre le parole più semplici. Questi ombrettini li ho presi sempre da eBay. C'era praticamente una serie di trucchi, quindi c'era un blush di quelli della Double Seven, bellissimo, è un pesca, proprio pesca, è bello, bello, mi piace un sacco. C'era quello, questo, la palettina della Mua, era un insieme di più oggettini, ok? Quindi io non saprei veramente, non c'è neanche scritta la marca, non c'è niente, come vedete, c'è solo scritto Pop Beauty qui. Si chiama Pop Beauty, ma ripeto, non saprei proprio dove poterla reperire. E c'è questo colorino rosa qua, che anche questo è shimmer, guardate quanto è bello, non è come questo, vedete? Ed è uno di questi colori shimmer però opachi. Vedete la differenza tra questo e questo? Cioè sono entrambi shimmer, però vedete il sotto quanto è opaco rispetto a questo? A me mi piace da morire questo ombretto, da morire. E come blush è altrettanto bello. Anzi, forse è più bello di questo, perché questo comunque sta bene nella riga qua da come illuminante anche. Questo proprio come blush è favoloso, mi piace tanto. Il problema di queste palettine che io ho, qual è? Io ho un sacco di, nell'ultimo cassetto, quando vi ho fatto vedere la collezione make up, ve l'ho fatti vedere, io nell'ultimo cassetto c'ho una cestina dove ho tutti gli ombretti mini, sì, mini, tutti gli ombretti mono, quindi quelli a cialdina o quello che sia. Purtroppo ho dei colori belli, bellissimi, favolosi, splendidi, come questi, perché anche questi due sono molto belli. Il problema è che non me lo ricordo, cioè vado a fare un trucco come fece il Viola Strong, quello di ieri, cioè questo ci stava da paura come ci stava bene questo, e chi se ne va a ricordare? Non me lo ricordo, quindi ora devo riuscire a gestire. Mi sbrigo perché se no mi lasciano qua. Non mi ricordo dove ero rimasta, comunque purtroppo non saprei dove mandarvi a prenderlo. E questo è, vi voglio far vedere l'outfit, come mi sono vestita, così mi dite che ne pensate. Allora, mi sono messa la maglietta tipo corpetto con i pantaloni a righe, anche se sto un po' a vita alta, e le scarpe me le sono messe rosse col tacco. Mi porterò dietro le ballerine perché mi miafo. Mi sono ripresa le scarpe che riprendono il rossetto e gli orecchietti. Allora, stringo. Questo era il quarto. Allora, come quinto, questa è una palettina che ho preso da eBay, è veramente, veramente carinissima. E ci sono questi 2, 4, 6, 8, 10 colori, con questi due ramati, uno torre e uno ramato scuro, bellissimi. E sotto c'è questi. Allora, sono dei colori molto scriventi, non molto, cioè, allora, sono dei colori bellissimi, devo dire che i colori sono veramente eccezionali, e non sono esageratamente scriventi. Nel senso, la 120 colori scrive il doppio. Ora io ve le swatcho, però se ve li swatcho scrivono. Ora io questa non l'ho usata da tanto tempo, comunque scrive, non è che non scrive. Io mi feci un trucco, mi ricordo, tempo indietro, e scrive. Questo è un colore molto bello, che è un metà marrone cappuccino, quello che vi dicevo. Allora, io questa palette l'avrò pagata, credo, una decina d'euro forse, anche questa dalla Cina. E come blush ho scelto questi, come quinto blush, ombretto blush, ho scelto questi due. Allora, questo è identico al blush che ho nella palettina da 10, e questo è un po' più scuro, ma è molto molto bello anche questo. Allora, questo, come vedete, è questo rosa acceso, vedete che poi scrivono, non è che non scrivono, questo rosa acceso, perché poi come vedete non sono straccesi, sono colori abbastanza blandi. Io ho paura questo di essermelo drusciato tutto nei pantaloni quando me li sono messi, benissimo, credo che sarò rosa da qualsiasi parte. Allora, questo è quello un po' più acceso, cioè